so. Così passo le notti ad aspettare quell'alba. Non mi è mai piaciuto di farmi sorprendere. Meglio dormire durante il giorno e di notte aspettare che nasca la luce. Anche se a questo punto un rumore di passi potrebbe farmi scoppiare il cuore. Infatti basta il minimo fruscio per farmi balzare alla porta. E qui, con l'orecchio schiacciato contro il legno, aspetto disperato. Finché non sento altro che il mio respiro. E mi spaventa di sentirlo rauco e così simile al rantolo di un cane. Il cuore non è scoppiato ed io ho guadagnato altre 24 ore. Per la terza volta ho rifiutato la visita del prete. Non ho niente da dirgli e non ho voglia di parlare. Passo la giornata a riflettere che poco importa morire a 30 anni oppure a 70. Dal momento che si muore, come e quando non ha importanza. Se riesco ad accettare questo ragionamento, conquisto un'ora di calma. Non ho bisogno di vedere il prete. Appena se n'è andato, ho ritrovato la calma. Devo anche aver dormito, perché svegliandomi ho sentito sul viso la luce delle stelle. Giungono fino a qui i rumori della campagna, dei profumi notturni di terre di sale che rinfrescano le tempie. La meravigliosa pace di quest'estate addormentata mi penetra come una marea. Le sirene, al limite della notte, annunciano le partenze per un mondo che ormai mi è per sempre indifferente. Per la prima volta dopo parecchio tempo ho pensato alla mamma. E mi sembra di capire perché alla fine della vita si era preso un fidanzato e perché aveva giocato a ricominciare. Anche laggiù, intorno a quell'ospizio dove molte vite andavano a spegnersi, la sera doveva essere come una malinconica tregua. A un passo dalla morte, la mamma deve essersi sentita liberata e pronta a rivivere tutto. Nessuno ha il diritto di compiangerla. Mi sento anch'io pronto a rivivere tutto. Come se quella grande collera mi avesse purgato dal male e svuotato della speranza. Davanti a questa notte, carica di presagi e di stelle, mi offro per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Trovandolo così simile a me, così fraterno finalmente, sento che sono stato felice e che lo sono ancora. Perché tutto sia consumato, perché io mi senta meno solo, non mi resta che augurarmi che ci siano molti spettatori alla mia esecuzione e che mi accolgano con delle grida di odio.